Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come recuperare file eliminati. Come forse voi saprete, oppure se non lo sapete ve lo dico io, una volta che voi eliminate i file dal cestino o comunque eliminate un file, questo non viene totalmente eliminato ma può essere recuperato dai blocchi di memoria dell'unità, quindi del vostro hard disk o del vostro SSD. Per farlo servono comunque dei programmi fatti appositamente per questo. E oggi questo video infatti è in collaborazione con 4D10G di Tenorshare, che è un software di recupero dati professionale che poi vi illustrerò nel dettaglio. Ma prima di fare questo voglio anche mostrarti un metodo gratuito per recuperare file. E per farlo utilizzeremo un altro programma che si chiama PhotoRec, che è un software open source che potete scaricare gratuitamente dal sito ufficiale. Quindi dal sito ufficiale, che si chiama Test Disk, dovete andare sulla scheda download e scaricare la vostra versione, quindi per Windows, Linux o Mac. Io utilizzerò Windows 64 bit in base al vostro sistema operativo. Quindi una volta scaricato avrete questo archivio che potrete scompattare in una nuova cartella. E all'interno ci saranno tutti i file del programma, che comunque non richiede installazione, infatti può essere lanciato direttamente dall'eseguibile che è contenuto in questa cartella. Quindi apriamo la cartella e qui andiamo su qphotorec.exe, quindi eseguiamolo con i diritti di amministratore. Una volta all'interno di questo programma, da questa stendina possiamo scegliere la nostra unità. In questo esempio io utilizzerò una chiavetta USB da 8 GB, che è questa qui. Quindi la selezioniamo e poi qui possiamo vedere ovviamente tutte le partizioni e selezionare quella principale. Quindi scegliamo circa da tutte le partizioni e in più possiamo andare a scegliere il formato di file da scansionare, da recuperare. In questo esempio scansionerò per i file PDF. Quindi deselezioniamo tutti cliccando con resettare e poi selezioniamo il file PDF, i file PDF nel mio caso. Voi potete scegliere ovviamente qualsiasi file che vi interessa. A questo punto dobbiamo andare a scegliere una cartella di recupero. Quindi clicchiamo con il tasto destro, ad esempio sul desktop, e creiamo una nuova cartella che chiameremo recuperati. E la mettiamo qui. A questo punto possiamo selezionarla, quindi andiamo nel percorso, quindi desktop, e selezioniamo la nostra cartella recuperati. Ed è qui che verranno appunto inseriti i nostri file. Una volta fatto questo possiamo cliccare su cercare. Il tempo di scansione ovviamente dipende uno dalla potenza del vostro computer e soprattutto dalla grandezza dell'hard disk che state selezionando, che state scansionando. Nel mio caso, essendo una chiavetta da 8 GB, richiederà all'incirca 10 minuti, ma ovviamente SSD molto estesi come ad esempio da 1 tera o da 500 giga richiederanno ore e ore, quindi vi consiglio di lasciare la scansione durante la notte per appunto non preoccuparvene per tutta la notte e poi al mattino dopo avere la scansione effettuata. Attendiamo quindi che la scansione finisca e ci vediamo tra poco. Una volta che la scansione è stata effettuata, possiamo tranquillamente uscire dal programma, aprire la nostra cartella e vedete che ci sono 4 file PDF che sono stati recuperati. Quindi nonostante la chiavetta fosse effettivamente vuota, quindi tutti gli 8 GB su 8 GB erano disponibili, possiamo appunto trovare dei file vecchi che erano stati precedentemente eliminati. Dopo avervi fatto vedere l'alternativa gratuita, vi voglio far vedere la semplicità invece di 4D10G di Tenorshare, che è appunto un software di recupero dati professionale che è stato appunto sviluppato da Tenorshare, che è un'azienda di sviluppo software, supporta anche Windows 11 e permette di recuperare dati in tutti gli scenari possibili, ad esempio file eliminati, partizioni perse, recupero da computer in crash
e unità esterne come SSD e chiavette USB. Supporta tutti i tipi di file, quindi c'è un assoluto supporto a tutti i tipi di file che voi avete eliminato. Potete provarlo gratuitamente cliccando su download gratis e la prova vi consentirà di installare il programma, di scansionare ma non di recuperare il file. Quindi se qualora vorreste recuperare file che sono stati scansionati, potete cliccare acquista ora e comprarlo, approfittando anche degli sconti del Black Friday che vi consentono di risparmiare una bella somma sull'acquisto del programma. Qualora foste interessati, tutti i link li potete trovare nella descrizione del video e grazie agli sconti poi del Black Friday vi potete aggiudicare questo programma che è 4DDG Data Recovery al modico prezzo di 40 euro per un intero anno di licenza. Questo vuol dire che per un intero anno a partire dalla data del vostro ordine, quindi del vostro pagamento, potete utilizzarlo senza limiti al prezzo appunto di 40 euro per la versione Windows e 44 per la versione Mac anziché 100 euro. Quindi è un'ottima occasione qualora foste interessati o dovreste recuperare dei file che vi interessano particolarmente. Quindi potete prima provarlo gratuitamente e poi nel caso acquistare la licenza. Come vedete l'interfaccia del programma è estremamente chiara, nell'interfaccia principale ci sono tutti i nostri hard disk e i nostri drive, come ad esempio abbiamo il mio hard disk principale che è l'SSD da 500 GB dove è installato Windows, un hard disk esterno, un SSD esterno da 1 TB e poi la mia chiavetta da completamente vuota da 8 GB. Quindi scansioniamo la nostra chiavetta, qui possiamo semplicemente scegliere quali tipi di file vogliamo recuperare, come ad esempio foto, video, audio, altri, e in questo caso noi scegliamo soltanto documenti in quanto sono interessato a recuperare i documenti, ma se voi foste interessati a recuperare ad esempio delle foto potete lasciare semplicemente foto. Anche in questo caso la scansione è più veloce rispetto all'altro programma, ma comunque richiede diversi minuti per essere effettuata, che ovviamente il tempo aumenta con la dimensione dell'hard disk che state scansionando. Quindi anche in questo caso aspettiamo la fine della scansione. Una volta che la scansione è stata effettuata, il programma ci dice che sono stati trovati 68 file. Quindi possiamo cliccare su ovviamente capito e da questa schermata possiamo navigare in vista file, selezionare documento e qui abbiamo tutta la lista dei documenti che sono stati trovati suddivisi per formato, quindi adesso è estremamente facile appunto trovare il file che stavamo cercando. Qui ad esempio possiamo selezionarli tutti e scegliere un percorso di recupero, come ad esempio il desktop, e verrà creata una cartella con all'interno tutti i file suddivisi per formato. Quindi anche in questo caso è molto facile poi andare a trovare il file che siamo interessati, perché se voi state cercando foto JPEG avrete la cartella JPEG, come in questo caso. Vedete, ho tutti i documenti recuperati suddivisi in formato, quindi scegliendo su PDF ho gli stessi 4 PDF che sono stati trovati anche con l'altro programma e sono tutti completamente utilizzabili. La differenza è che poi posso anche andare sulla cartella ad esempio Docs per aprire i file Word, oppure nelle CSV per aprire i file dei file Excel con cui lavoro, oppure tornando indietro possiamo aprire la cartella text dove ci sono tutti i file di testo che sono tutti ovviamente completamente funzionanti. Oppure ancora possiamo aprire i file PowerPoint dove ci sono appunto le presentazioni in PowerPoint, che poi dipende da voi se l'avete oppure no, però in ogni caso tutti questi file sono completamente utilizzabili, quindi potete copiarli e modificarli e continuarci a lavorare tranquillamente. Come potete vedere la chiavetta è praticamente vuota, ma nonostante questo i file vecchi che sono stati eliminati vengono comunque recuperati. Quindi che dire ragazzi, io vi consiglio di provare questo programma, è gratis, non vi costa niente, poi potete decidere se acquistarlo sfruttando gli sconti del Black Friday e appunto portarvi a casa questo programma ad un prezzo estremamente scontato.
Io vi ringrazio per aver guardato il video, ringrazio anche Tenorshare per aver appunto sponsorizzato questo video e se non l'avete ancora fatto lasciate come sempre un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Spero di essere un po' più costante di quanto non lo sia stato ultimamente, purtroppo per impegni lavorativi. Se avete delle domande lasciate un commento oppure scrivetemi in privato su Instagram, Discord oppure tramite email all'indirizzo che troverete sul mio canale. Quindi per questo video è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!